Incominciamo a lavorare sulle interferenze, ecco perché poi S-Drive è utile nell'approccio clinico, perché S-Drive ti incomincia a dire quelli che sono poi tutte le interferenze, i campi elettromagnetici, quindi piano piano tutti i fattori, dobbiamo unire i puntini. Quindi grazie di cuore ancora e poi rimani con noi che magari dopo ci saranno delle domande. Volevo presentarvi il software di S-Drive, che insieme a, come avete visto, questo dispositivo che è proprio S-Drive, è collegato al computer, il software si scarica dal sito, quindi è molto semplice. Una volta scaricato nel pacchetto sono carichi il kit dei primi test e quindi è molto semplice. Vedete qui c'è clienti, uno poi quando ha finito i suoi test può ordinarli, c'è la manutenzione, controllo remoto per qualsiasi cosa, c'è la possibilità di archiviare i dati. Gli aggiornamenti naturalmente sono gratuiti, controllo remoto per qualsiasi cosa, noi interveniamo e mettiamo a posto le cose, ma finora c'è stato veramente poco da fare perché il software è molto affidabile, preciso e eccellente. E poi qui, come vedete, c'è nuovo. Ecco, questi sono i dati. Io cliccando su nuovo accetto, perché tutto il discorso anche della privacy, quindi accetto la privacy e devo solo compilare il form. Quindi se io se ho già fatto il test, vado sulla ricerca del cliente, metto il cognome e avrò già i suoi dati. Vi faccio vedere se per esempio io qui faccio cancellare e quindi io qui scrivo Terziani, eccolo qua. Accetto e vedete qui ho i dati di Terziani, quindi basterà che prelevo il bulbo del capello e faccio la scansione, e in 10 secondi fa la scansione. Adesso mettiamo un altro nome perché se no mi mette non va bene, perché se no mi si accavalla con i dati miei. Allora se io faccio nuovo, metto qualsiasi nome, per esempio Pinco Pallino, Pinco Pinco. faccio così, metto la via e metto la città, eccolo qua, metto la provincia. Se per piacere, aspetta che, ecco, attenzione ai. Silenziate i microfoni per piacere. Se qui metto le mail, per esempio la mia email, Goterz, no, metto quella ufficiale così, epinutracel@gmail.com, se Ma avete. perché non funzionava? Per piacere, disattiva l'audio, grazie. Poi qui metto telefono. Il telefono della persona, scelgo maschio o femmina, la data di nascita, metterò la data di nascita, il CAP, Italia viene fuori in automatico perché il software è in Italia in questo momento, e qui decido se inviare promemoria al cliente, è una cosa consigliata, o inviare in automatico al ricevimento del test. Questo noi non lo consigliamo perché prima arriva qui e poi io lo mando quando ho finito la consulenza e l'anamnesi, se vogliamo, se uno vuole, al cliente, al paziente. Una volta fatto questo, prelevo i quattro bulbi, faccio togliere tutti i metalli, qualsiasi cosa, cellulari, e metto proprio al centro della bobina, metto il bulbo del capello, i bulbi del capello con quella parte bianca. Si prelevano con una pinzetta, facendo attenzione a non toccare i capelli. Naturalmente si disinfetta il pozzetto dell'S-Drive, si usano dei guanti possibilmente, si preleva, si appoggia al centro della bobina S-Drive e poi si fa la scansione. Si fa la scansione, campi obbligatori, mi manca. Ok. Faccio la scansione, vedete, sta facendo la scansione, questa è solamente una demo, quindi viene fatta una scansione
Test drive, sono 10 secondi. Il test è completato. Quindi io posso salvare il dato qui, cercando, naturalmente io ne ho tanti perché c'è quello per lo sport, c'è l'anti-aging, c'è il vegan, c'è per lo sport, quindi io posso scegliere. In questo caso invio adesso perché ho la linea, invio adesso, scelgo un demo e faccio tanto per farvi vedere e prendo il discorso in italiano, scusate, che così non mi si apre. Allora, demo italiano, faccio ok, confermo l'invio, il test è stato inviato, eccolo qua, il campione del cliente è stato trasferito correttamente al centro servizi e tra 12 minuti io lo ricevo qui. Vedete qui è il test inviato. Questo è il ricevuto, tra 12 minuti lo riceviamo qui e poi posso decidere se inviarlo dopo che l'ho aperto, basta due clic e si apre, oppure posso aprirlo di qua, posso inviarlo al paziente e questo mi permette di avere una situazione chiara con un dispositivo semplice da usare. Affidabile e come sentito veramente straordinario per migliorare l'approccio clinico e avere delle informazioni preziose per intervenire e migliorare la qualità della vita delle persone, sempre da un punto di vista di prevenzione e non facciamo sicuramente diagnosi, stiamo usando uno strumento straordinario per migliorare la nutrizione, per migliorare l'impatto ambientale. E per sapere se ci sono delle carenze nutrizionali e dove intervenire, quindi una visione a 360 gradi. Ecco, se ci sono delle domande, siamo a disposizione, naturalmente anche via email. Se vogliamo aprire un dibattito tutti insieme, è importante che apriamo il microfono, ma parliamo uno per volta e veramente siamo a vostra disposizione con estrema, insomma, gratitudine. Guardate, qui c'è poi potete vedere tutti i report che avete fatto, quindi avete tutti i report delle persone che avete testato, quindi avete tutto lo storico e se poi rifate i test dopo 90 giorni, li avete uno dietro l'altro, quindi avete una situazione chiara di quella persona. Richiamate quella persona e avete 1, 2, 3, 4 tutti i test in successione, secondo la data che li avete fatti. Quindi uno strumento semplice da usare, veramente utile. Se ci sono domande, siamo a disposizione. Se vogliamo aprire un confronto, anche perché insomma la giornata è stata lunga per tutti, abbiamo avuto picchi fino a 200 persone oggi e ancora 150 e più persone collegate. Vi sono infinitamente grato, vuol dire che avete apprezzato e quindi beh, una gioia immensa sapere che il lavoro che facciamo è anche apprezzato da tante persone. Ci sono. Grazie. Eccolo qua. Se come si ricarica la card? Ah, vabbè, la card è un dispositivo dove viene data un'app. Una volta che si riceve la card ha un codice, un numero, perché ogni card è unica. E questa card ha questo chip che si ricarica col cellulare. Basta una volta che la sarà attivata, quindi uno lo acquista, attiva la sua card, anche se è già attiva, ma la attiva nel senso che la registra, poi gli viene rilasciato una password per accedere tramite il cellulare e direzionare la fotocamera con la luce, con il flash e la musica delle vibrazioni che lui emetterà.
per ricaricare la card. Ogni weekend si può caricare, però si può caricare anche ogni 15 giorni, ogni mese. Secondo, se uno la vuole aggiornare tutti i weekend lo può fare, c'è a disposizione la ricarica ogni sabato e domenica. È 1 minuto e mezzo per ricaricarla, quindi è semplice. Per aggiornarla, più che ricaricarla è aggiornarla, perché in realtà è già carica. Noi la aggiorniamo con delle frequenze che servono per riarmonizzare le interferenze che tutti i giorni, come sapete, abbiamo. Tra l'altro, presto, se siete interessati, presenterò un'app che pensate costa 3,5 euro, che viene scaricata sul cellulare e serve per riarmonizzare l'acqua e il corpo con un'app direttamente dal cellulare. Naturalmente non fa quello che è la smart card, però è sicuramente molto utile. Altre domande che ci sono? Ma Allora, è la possibile scala. acquistare? Sì, prego. Sì, posso? Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere una cosa, dove è possibile acquistare questo dispositivo? Beh, il dispositivo basta mandare un'email a noi a info@epinutracel.it oppure epinutracel@gmail.it e lì vi mandiamo tutte le informazioni per averla. Ma anche il dispositivo LS Drive, io intendo dire questo, LS Sì, Drive. basta che mandate un'email e vi rispondiamo. Ok, grazie. Quali sono le controindicazioni all'uso della card? Ad esempio, si può usare in pazienti con pacemaker o defibrillatori? Assolutamente non ci sono, anzi, pensate, dovremmo tenerli lontano da wifi in casa, da tutti i wifi e dai telefonini. Quindi assolutamente non ci sono effetti di nessun tipo, anzi, una protezione armonizza quindi non ha effetti collaterali di nessun tipo. La card è al posto no, S-Drive serve per mappare i fattori epigenetici. La smart card serve per armonizzare l'organismo, il corpo, insomma, combattere, proteggersi. Non si è visto il test, ma solo la parte amministrativa. Ah, beh, il test ve lo faccio vedere subito, vi faccio vedere un demo, è chiaro. Faccio vedere un demo che è questo. Arrivo subito, faccio vedere il demo dell'S Drive. Che devo ricondividere lo schermo perché, come sapete, allora faccio vedere un demo. Eccolo qua. Ricondivido lo schermo. Interrompi condivisione, ricondivido lo schermo. Questo è un, lo vedete tutti, questo è un test demo, vedete c'è queste sono l'introduzione firmato dal dottor Marco Stento, che come sapete è uno che ha contribuito alla realizzazione di questo importante dispositivo, quindi ha firmato e certificato il dato che viene fuori insieme al dottor Mayer, che è uno dei più grandi esperti di biorisonanza in Germania, presidente delle associazioni importanti, un medico riconosciuto di fama internazionale. E qui avete la pagina 3 che è il riepilogo, dove abbiamo le segnalazioni del sistema, dove intervenire, adesso non possiamo andare nel dettaglio, e qui le varie
segnalazioni delle carenze. Vedete, in questo caso sarebbe da intervenire sulle sfide ambientali. Cos'è che non va? Vedete, radiazioni. Allora andiamo a indagare. Ha fatto delle radiografie, ha fatto panoramiche dentali, vive in una zona ad alto tasso di radon. Insomma, è importante indagare. Poi vedete, qui dice segnala gli alimenti, non è un test per le intolleranze alimentari, è un test che mette in evidenza l'incompatibilità con quei cibi, non c'entra niente con le intolleranze alimentari, l'ha spiegato molto bene prima il dottor Marcos, però bisogna stare attenti che questi cibi possono interferire con la salute di quella persona, non sono compatibili, non li digerisce bene. Oh, pensate quante persone mangiano il tonno e poi dopo lo vedono e non, anzi, gli viene già mal di stomaco a rivederlo perché gli ha fatto male una volta. Vi faccio solo un esempio, no? Tante persone non possono digerire il latte se lo vedo e tante altre cose. Quindi questa incompatibilità non è intolleranza. E poi vedete, vi dà la priorità, vedete qui è una P, numero uno prioritario, numero due, al numero due ci sono gli alimenti, al numero tre gli amminoacidi, al numero quattro gli acidi grassi essenziali. E quindi c'è un vero e proprio panoramica dove intervenire. Poi abbiamo i sistemi di supporto, quello che abbiamo visto sul sistema immunitario, per esempio, è ancora più completo, dove viene segnalato il sistema immunitario, il sistema gastrointestinale, il sistema cardiovascolare, quindi dà subito delle priorità. Quindi cosa posso fare per il sistema gastrointestinale? Quindi mi dà dei valori, mi dice anche proprio quello che sta interferendo sul sistema gastrointestinale. Cosa posso fare per magari migliorare il sistema cardiocircolatorio, quindi le varie carenze? Pensate per esempio se c'è una carenza di, come adesso, guardate, B12, B6, magari può venire anche acido folico, eccetera. Allora cosa posso fare? Lo mando a fare un controllo dell'omocisteina. Cioè, questo test ci permette di inquadrare il paziente e cercare di arrivare in modo preventivo e predittivo. Poi il sistema dei campi elettromagnetici, vedete? Cos'è qui? Bassa frequenza, cos'è? Radio, wifi, radiosveglie, insomma, cominciamo a Grazie, indagare Stefano. anche in questo campo. Per piacere, se potete tacitare i vostri microfoni, mi fate un piacere immenso. E poi le varie carenze, carenze di vitamine, carenze di minerali. Acidi grassi essenziali, che così ben ha spiegato il nostro dottor Pace. Anzi, Pietro, ci sei? Pietro? Ci sono, ti sto ascoltando. Ecco, magari guarda, qui c'hai il quadro dove tu magari puoi dire la tua meglio di me, insomma, che sono un tecnico, un operaio, io sono un operaio. Certo, caro, si può sicuramente dire subito qualche cosa, nel senso qui voi vedete, qui facciamo proprio un riferimento diretto, esplicito, importantissimo a quella che era lipidomica, a quello che è la necessità di mettere in ordine le nostre membrane cellulari, perché come vi ho cercato di dire, non c'è salute senza una integrità della parete cellulare. In questo caso, voi vedete che due degli acidi grassi di cui abbiamo parlato tantissimo, cioè l'eicosapentaenoico, l'EPA, ormai vi ricordate che cos'è, perché l'ho detto e ripetuto, qui ha dei problemi, ti dice che ci sono dei problemi, cioè S-Drive rileva il fatto che questo acido grasso non è presente nella membrana cellulare nelle dovute proporzioni. E stessa cosa per quanto riguarda la due principali acidi grassi omega 3 che si trovano in stato di assoluta deficit rispetto ad un altro acido che è l'imparte, che è l'acido arachidonico, che però è segnato meno in maniera importante perché tutto sommato non è neanche male. Quindi in questo caso io direi che questo paziente ha una carenza di acidi grassi omega 3 ed ha un sistema abbastanza equilibrato di acidi grassi omega 6.
In questo caso io dovrò intervenire assolutamente cercando di integrare questa carenza di acidi grassi omega 3. Questa è la prima cosa che mi viene da rilevare da questo quadro. L'altra cosa importantissima, e ricordate quando parlavamo del famoso enzima delta 6 disaturasi, che è un enzima limitante, ecco, questo enzima delta 6 disaturasi serve in questo caso qui a trasformare uno di questi acidi segnati nella torta, cioè l'acido linoleico, lo vedete, che è il precursore degli omega 6, in un altro acido che è l'acido gamma linoleico, lo vedete? Allora, in questo caso, il report ti fa vedere che questi due acidi grassi non presentano particolari difficoltà. Non ci dice, guarda, che qui ci sono dei problemi, perché sia l'acido linoleico che l'acido gamma linoleico, che è quello in cui viene trasformato il primo, non attraggono la nostra attenzione. Non sono certamente prioritari, vanno bene così come sono. Questo sta a significare che questo paziente ha un sistema enzimatico metabolico che sta funzionando bene. Non è poca cosa, no? Cioè, da questo voi riuscite subito a capire quanto sia importante saper leggere bene però questo report, perché se voi lo leggete nella maniera giusta vi dà delle possibilità incredibili di agire e di agire immediatamente sulla salute del nostro paziente. Ti basta, Giorgio? Ah, meraviglioso, meraviglioso. Naturalmente queste cose, io lo dico sempre, Giorgio, quando queste cose le puoi dire, se mai conosci la lipidomica. La lipidomica, l'avete capito, che è una cosa fondamentale, secondo me, nella costituzione del benessere. Non è un fatto secondario. E chi ha inventato, chi ha programmato e realizzato S-Drive, sapeva benissimo dell'importanza degli acidi grassi. Difatti li hanno messi dentro. Cioè hanno capito che se tu non rilevi questo dato e non correggi questo dato, la salute non c'è. Anche Gelli ci ha detto adesso che noi possiamo entrare in risonanza se creiamo, per esempio, degli aggeggi come la nostra meravigliosa CARD, che ci permette di ottenere queste risonanze. Ma guardate che le cellule possono risuonare se hanno una giusta composizione di membrana. Certo. Se le cellule sono rigide, perché contengono acidi grassi saturi troppo, troppo rigidificati fra di loro, la membrana cellulare non riuscirà mai a vibrare. E quindi ecco perché la CARD o qualsiasi altra cosa può funzionare bene su una persona e non funzionare affatto su un'altra. Così come le medicine, così come le terapie psicologiche, così come qualsiasi cosa. Beh, allora diciamo che da un punto di vista di frequenza poi le cose sono molto più complesse. Come sai, il professor Spaggiari lavora proprio con la risonanza da anni su pazienti con patologie croniche degenerative, insieme alla professoressa Maria Elena Ferrero, che era la più scettica in assoluto su questo, e da qualche anno... come sai, la professoressa Maria Elena non scherza, perché è una scienziata proprio, se non ne vede, non vede. E invece guarda, la risposta alle terapie, anzi, le terapie che la Ferrero fa sui pazienti migliorano proprio con la risonanza. Ti faccio un esempio sulla sclerosi multipla. Assolutamente. Bisogna unire le forze, no? Bisogna unire puntini e agire da più fronti. Io parlo sempre, come sai, di disfunzione mitocondriale, del DNA mitocondriale. È nato prima l'uovo o la gallina? No, si dice sempre. In effetti, poi, se tu il mitocondrio lo prendi dalla mamma, e se questo mitocondrio ha una disfunzione mitocondriale in linea materna, come può essere la disfunzione mitocondriale nell'infertilità, e anche lì sai quanto è importante la lipidomica nell'infertilità, perché lo sai molto bene, quante volte parla di questo, e anche Luigi Montano, abbiamo fatto dei bei eventi anche, no, su queste cose. A Moerna, in quel paradiso meraviglioso che è il tuo paese. C'è una grande energia, C'è una grande energia. Quindi se noi, terra, sì. No, se noi guardiamo queste cose da tutti i punti di vista, possiamo trovare una quadra, partendo sempre, come ci insegna Sergio Stagnaro, da carenza di ossigeno, disfunzione mitocondriale, DNA nucleare,
microcircolazione, perché la costituzione dalla nascita, perché se no non si spiega che uno si ammala di tumore, l'altro di diabete, l'altro di cardiovascolare, no? Se poi noi Certo. diciamo, ah guarda, non fumare, non bere, non mangiare, no, attenzione a questa, quella, però uno si ammala di tumore, l'altro si ammala di cardiovascolare, le cose sono sempre le stesse che diciamo. Allora cos'è che fa la differenza? Fa la differenza il terreno della persona, di cui fa parte anche la lipidomica. Non so se da un punto di vista tecnico mi sono permesso di dire questo, ma poi le cose sono queste. No, ma io concordo assolutamente, Giorgia. Quello che volevo far rilevare è che sempre, ma l'hai detto tu, è inutile che io lo ripeta probabilmente, cioè c'è bisogno di un connubio. Cioè, questi discorsi che noi facciamo di fisica quantistica, dobbiamo riuscire il più possibile a trasformarli, a trasferirli nella pratica quotidiana. S-Dry diventerà sempre per noi più importante, il nostro fonendo l'ha chiamato, il nostro sfigomanometro, ma dobbiamo imparare a usarlo bene, capisci? I diabetologi cosa fanno? Se tu hai il diabete, Giorgio, e vai dal diabetologo, ti dà l'insulina, e se non si abbassa abbastanza il glucosio, sai cosa fanno? Ti aumentano la dose di insulina. Eh certo. Allora non gliene frega di capire perché l'insulina non funziona. Hai capito? Cioè, noi stiamo ragionando veramente di cose che sono. Questa è la vera prevenzione: riuscire a capire il perché si formano certe situazioni patologiche nel nostro corpo, agire a quel livello e dimostrare in questo modo che la salute è una cosa molto più complessa che non quella di dare una componente enzimatica che ti va a modificare momentaneamente un processo chimico. Ecco, Sì, tutto qua. assolutamente, no? Come dire, continui a far benzina in quella, nella tua macchina, pensando che il motore possa Ma andare, quello non ce la fa più. perché ci metti la benzina, ma se l'olio non Esatto. va bene, se i livelli, se il motore non va, se la carburazione non va, ma dove vai? Quindi metti a posto la carburazione e poi entra in altri aspetti che sono quelli della nutrizione, perché la nutrizione è chiaro che è fondamentale, ma metti a posto il motore. Assolutamente. Questo è il messaggio secondo me più corretto. E questo è quello che tu fai, secondo me, è l'azione più bella di quello che tu sei riuscito a mettere in piedi con questi nostri incontri e con quello che tu porti avanti da anni. Ed è cioè il cercare di dare degli strumenti alle persone, che saremmo noi, per superare quello che è ormai che è diventato la scienza medica. Perché per certi aspetti uno si laurea in medicina, poi si siede in uno studio o entra in un ospedale e fa quello che gli viene detto di fare dagli informatori farmaceutici. Perché noi ci fermiamo, perché noi smettiamo di crescere, smettiamo di continuare a capire gli orizzonti della nostra professione. E per me tu ci stai mettendo comunque in discussione tutti quanti per cercare di migliorarci, questo è quello che mi fa piacere. No, grazie. Poi con la scuola di alta formazione veramente era il mio sogno, veramente un sogno, sogno anche di tanti professionisti che hanno voluto dare il loro contributo. E quindi mi piace molto questa cosa, sono orgoglioso, onorato e felice. E voglio chiamare, se siete d'accordo, per concludere questa giornata a Marcus Tenton, che è un ospite internazionale, e quindi anzi, poi se vuoi intervenire anche tu, Pietro, benvenga. Quindi tutti insieme magari concludiamo questa meravigliosa giornata che è resa indimenticabile dalle vostre relazioni straordinarie. Ringrazio Alessandro Gelli, Serena, insomma tutti quelli che sono intervenuti, Savini, Andrea, insomma, professor Spaggiari, Guido Paoli, meravigliosi. Qualcosa che mi ha reso veramente grato e felice. Marcus. Hello, Marcus. Are you on? È scappato, Marcus. Marcus mi sa che è scappato. Mi sa che ce n'è andato ormai. No, credo che
era d'accordo di rientrare al momento della Q&A, però in questo momento gli ho mandato un messaggio, non mi ha ancora risposto. Non ha risposto anche a me. Volevo fare, insomma, volevo coinvolgere e concludere, poi se avete delle domande ancora, e so che ne avete veramente tante, ci sono delle domande che poi risponderò. Sicuramente abbiamo fatto degli eventi importanti, l'evento ancora meraviglioso che ci sarà prossimamente il 6 dicembre, dove vi aspetto, iscrivetevi, la segreteria organizzativa è UPAINUC, Monica Grant e la Giovanna Barbato, iscrivetevi alla segreteria dell'UPAINUC. E niente, Pietro, faccio concludere a te, perché Marcus non ci risponde e le persone è giusto che vadano a riposarsi, insomma. Allora, cari ragazzi, cosa possiamo dire? Cerchiamo di non essere retorici. Ho visto adesso un messaggio che diceva che bisognerebbe formare i medici di base perché sono quelli i primi a curare le persone, ma dobbiamo formarci noi, dobbiamo formarci tutti, dobbiamo tutti essere convinti che vale la pena di perdere un po' di tempo a studiare e a cercare di seguire delle strade inesplorate con persone di cui ci fidiamo. Questo è quello che stiamo cercando di fare adesso con Giorgio Terziani e gli amici con cui stiamo dividendo questa avventura. Certezze ne abbiamo poche. Stiamo cercando di presentare, di usare un nuovo strumento di ricerca, di aprire delle finestre sulle persone che vengono da noi a chiederci aiuto e che noi non conosciamo assolutamente. Nel mio piccolo io ho creduto di capire nella mia storia professionale alcuni aspetti che mi permettono ogni giorno di stare meglio personalmente, di far stare meglio le persone che mi stanno accanto. Ma mi rendo conto soprattutto della mia incapacità, della mia piccola conoscenza che ho. Per cui non dobbiamo mai smettere di credere che è possibile migliorarsi e insieme magari riuscire a realizzare un gruppo di persone che unanimemente portano avanti un certo modo di vedere la realtà e di intendere la medicina. È quello che nel nostro piccolo proviamo a fare. E diamo naturalmente fiducia a chi conosce, ha più conoscenza di noi, a chi di noi fa il ricercatore, chi fa il professore universitario, chi ha veramente delle cose da dirci, e noi cerchiamo nel nostro piccolo di prendere queste cose, queste informazioni e trasferirle nella nostra pratica quotidiana, nella nostra realtà. È solo questo che possiamo fare, perché siamo dei medici, siamo dei professionisti e abbiamo il compito, secondo me, non secondario, non irrinunciabile, di diventare degli educatori. Oggi puoi sperimentare la nuova tecnologia S-Drive che si basa su questi principi. Puoi conoscere in soli 12 minuti quali fattori stanno condizionando la tua salute e il tuo benessere. Chiamalo 0187 17 80 859 oppure scrivi a info@epinutracel.it.